Buonasera, buonasera e ben ritrovati per una nuova settimana qui a Basket Time. Basket Time che ritrova il sorriso, così come ritrova il sorriso la Grissinbon dopo la vittoria di sabato sera al Palabigi contro l'Open Job Metis Varese. Quindi piccolo riscatto, piccolo ma molto importante riscatto della formazione di Buscaglia dopo le sconfitte, le due sconfitte consecutive insieme al turno di riposo contro la Virtus, vi ricorderete, e contro Sassari in Tarassara la settimana scorsa. Ci voleva una vittoria che è arrivata, ha dato un po' di forza ai tifosi, due punti in classifica molto importanti perché contro un'avversaria diciamo di pari valore o quantomeno che lotta per la stessa fascia, stesso obiettivo, quindi un posto in quei tanto attesi, tanto voluti ultimi posti dei playoff, ma ci sarà molto tempo appunto per la gara playoff, però contava vincere, contava anche fare una buona prestazione, cosa che è avvenuta in parte, però insomma tutti contenti, contenti tifosi, contenti soprattutto la squadra che vince, resta lì come vi dicevo in quelle posizioni per i playoff, torna un record positivo che ora dice 5 vittorie e 4 sconfitte. Si aspetta ora la partita tanto attesa come sempre, le partite dove si affronta la prima della classe, anche se poi insomma, la classifica dice altro, ma è chiaro che l'Olimpia Milano di Coach Messina è la squadra più attesa e da cui insomma, la grande favorita di questo campionato. Parleremo di Varese, parleremo appunto di Milano, vedremo cosa è successo nelle altre partite che hanno contraddistinto questa decima giornata del campionato di Lega Basket. Lo faremo con una formazione di Basket Time un po' diversa dal solito, ma insomma il turnover nelle grandi squadre è importante, quindi così come le grandi squadre serie anche noi facciamo un po' di tornazione meritata e avremo però due ospiti che tornano con noi, insomma chi segue Basket Time negli ultimi anni riconoscerà sicuramente i nostri due ospiti. Avremo ovviamente i vostri messaggi, ovviamente messaggi tramite SMS, tramite WhatsApp, il numero lo vedete 334 720 9001, social con Facebook e Instagram, insomma tanti modi per interagire con noi e con i miei due ospiti che vado subito a introdurre. Parto da Gabriele Cantarelli. Ciao Gabriele, ben ritrovato, collaboratore di Reporter e anche di Basket Time, insomma, dai, ricordiamolo che hai fatto e farai magari in futuro volentieri qualche comparsa sul nostro sito. L'avete visto anche al suo fianco, coach Andrea Ligabue, coach quest'anno in forza, ma in panchina sul pino del Basket Puglianello, basket femminile. Esatto. Ciao Salvi, Andrea, ben ciao, grazie a tutti, ritrovato. grazie di avermi invitato nuovamente. Grazie a voi di essere di nuovo con noi anche quest'anno. Parto con te, Andrea. Una vittoria che ci voleva. Reggio doveva cancellare o quantomeno insomma tenersi un po' nel passato due sconfitte contro due squadre che sono viste oggi. Virtus e Sassari hanno dimostrato probabilmente di essere una categoria sopra, e questo è ad oggi forse più evidente che nelle settimane scorse. Contava vincere, contava mantenersi in classifica e soprattutto dimostrare di essere, di competere e soprattutto di portare a casa 2 punti contro una squadra che ha fatto vedere buone cose come Varese e che come obiettivo, inutile nasconderlo, rientra in quel gruppone che punta ai playoff. Sì, contava vincere, sono convinto che Buscaglia sia molto contento dei 2 punti, ma non sia così contento della prestazione, nel senso che se andiamo a analizzarla oggettivamente, Reggio poteva fare meglio, perché la partita di per sé è stata combattuta, ma non è stata spumeggiante. I 26 punti che Reggio ha incassato nella ripresa sono stati la chiave fondamentale per riuscire a portare a casa la partita. Anche se credo che qualche giornata fa Reggio a livello offensivo fosse leggermente più fluida. Le condizioni non ottimali di Mekel, che comunque condizionano un pochino la prestazione di squadra, sia nel pick and roll nel coinvolgere i lunghi, ma neanche nelle assistenze, infatti nelle ultime gare. Anche a livello di assist credo che le sue prestazioni siano calate, la squadra ne risente un pochino. Diciamo che prima offensivamente Reggio era un po' più spensierata, però credo che questi 2 punti possano aiutare tanto per andare a giocare una partita a Milano dove sei leggero leggero e chissà mai, visto le bocche da fuoco che Reggio può avere, di fare una gran partita. Io credo che comunque bene o male ci siano tutte le condizioni perché Reggio faccia proprio bene a Milano. Gabriele ha detto una cosa interessante, Buscaglia, di quelle frasi che insomma, gli allenatori lasciano lì,
in mix zone, in sala stampa, che lasciano inizialmente un po' sorpresi, ha detto: non ci sarebbe stato nessun secondo tempo senza il primo. E ho detto: insomma, il primo forse era meglio un po' cancellare. In realtà poi ha fatto riferimento e ha spiegato questo concetto dicendo: noi abbiamo seguito il nostro piano partita, siamo rimasti con quello che avevamo preparato, solo che siamo riusciti a trasformare quello che avevamo già fatto, però aumentando la qualità, l'intensità, lavorando bene sul perimetro. In realtà credo che sia una fotografia molto corretta, soprattutto credo che sia un buon segnale per Buscaglia e anche ovviamente per i tifosi, una squadra che va nel spogliatoio con delle difficoltà evidenti a livello difensivo, ma esce con molta forza, migliorando gli errori. Questo è forse una cosa che ancora non si era vista, purtroppo. Ma guarda, Buscaglia è un ottimo allenatore, ma è soprattutto un grandissimo comunicatore. Quindi apprezzo molto le sue, diciamo, analisi post gara anche a caldo, e non, io, mi sembra di capire che sono un personaggio che non dice mai parole a caso. Io credo che si sia tolto una bella scimmietta dalla spalla, perché non tanto per la classifica, ne abbiamo già parlato, ma perché comunque sono state due sconfitte pesanti nel punteggio che avevano innescato un po' di malumore anche nella piazza, no? E che io credo che Buscaglia questo malumore, io credo che sia un allenatore che sente molto il clima attorno a lui, e quindi aver battuto Varese, arrivare a questa doppia trasferta impegnativa, perché insomma dopo Milano andiamo dal nostro caro amico Max, e presentarsi con un'altra sconfitta al cospetto di queste due trasferte sarebbe stato, secondo me, un problema più che altro a livello ambientale, a livello di così anche di clima attorno alla squadra. Quindi sì, e credo anche che abbia ragione nel discorso che facevi tu, Filippo, cioè non ci sarebbe stato, secondo me, quel secondo tempo senza il primo tempo. Mi sembra di averlo colto e letto anche nelle dichiarazioni di alcuni giocatori, cioè comunque sì, la grande difesa che hanno fatto su Meio, credo studiata prima della partita, alla fine comunque ha tolto delle certezze a Varese, che nel secondo tempo è calata soprattutto con Clark, è calata comunque anche con la libertà offensiva che ha avuto nel primo. Quindi credo che i due tempi siano veramente la conseguenza uno dell'altro. Andrea, un grande lavoro su Josh Meio, entrava in questa giornata come miglior marcatore con oltre 20,6 punti presa a testa a partita, 0 su 9 a 3 punti, un giocatore che tira tanto a 3 ma tirava quasi col 40%, quindi un'arma veramente pericolosissima. Un grande lavoro su tutta la partita su Meio, invece un ottimo lavoro dal secondo tempo su Clark, autore di 19 punti fino all'intervallo, vero rebus per la difesa biancorossa. Dopo, soprattutto grazie a Candy, ma ne parleremo anche dopo di Leo Candy, un grande lavoro, grande attenzione, e lì chiaro che se togli Meio e togli Clark, il talento di Varese poi è quello che è. Loro creano molto con i due piccoli che hanno. Meio al momento era considerato, forse Teodosic a parte, qualche guru milanese, il giocatore top 5, diciamo così, perché stava tenendo su Varese con le sue percentuali e le sue giocate, e non a caso era il miglior marcatore. Credo che comunque la chiave, al di là su Meio, sia stata azzerare Clark, perché dava una doppia dimensione. La grossa attenzione che dovevi portare su Meio non la potevi mollare, diciamo così. Essere riusciti con Candy, che sicuramente ha fatto un lavoro decisamente migliore rispetto a Johnson Odom, che a livello difensivo secondo me ha fatto una brutta prestazione, ha tolto quelle certezze che poi sono entrate sotto pelle nella testa di Clark, perché se ci pensi nell'ultimo quarto ha fatto due o tre errori che erano causati proprio dalla sfiducia che Candy gli ha messo addosso. Quindi credo che la chiave sia stata lì, e insieme all'ingresso del terzo quarto, che è stato l'impatto che ha cambiato un pochino l'inerzia. Non è stata così continua Reggio anche difensivamente, perché qualche errore è stato perdonato da Varese, qualche uscita un po' brillante di Pardon in pick and roll o di Owens non punite con passaggi sotto, però voleva dire che Varese stava accusando il colpo e aveva perso la fiducia che aveva nel primo tempo. Il livello difensivo aumentato esponenzialmente, abbiamo visto un Varese fare un gioco, io in telecronaca l'ho detto, che da anni che non vedevo una rotazione così veloce sugli esterni, ribaltamenti di palla a volte 5 in un'azione, credo che se non sia record poco ci manca. Però Reggio ha fatto un grande lavoro aumentando soprattutto la pressione, questa è la piano partita,
fatto sì e no nel primo tempo, dove tante cose non sono andate. Mi viene in mente le due penetrazioni di Clark con Johnson, che sembra volerlo mandare sul fondo, ma in realtà poi sul fondo non c'è nessuno e Clark va a appoggiare lì, appendete, ecco, c'è qualcosa che non va. Speriamo che ti serpi. Invece dopo, secondo tempo, tutta un'altra storia, e aprirei subito il tema Candy, nel senso che Candy, con qualche te Gabriele su questo discorso, si sta dimostrando secondo me un giocatore molto idoneo a questa squadra, o quantomeno calato molto nel ruolo che gli sta chiedendo Buscaglia, con un'identità precisa, minuti da guadagnare in base un po' alle partite, in base anche agli avversari, però molto utile, anche quando non fa canestro, che sappiamo non essere la specialità di Leo ancora per ora. Ma guarda, io ci pensavo l'altra sera, ripensavo a quando Candy arrivò a Reggio Emilia, arrivò come un giocatore di un certo tipo, ecco, reduce da campionati di seconda serie, e però insomma con la Fortitudo, quindi sappiamo che era una seconda serie comunque di alto livello. E credo che lui in questi anni a Reggio si sia un po' abbia capito quelli che possono essere i suoi limiti dal punto di vista offensivo e abbia lavorato tantissimo sull'altra parte del campo, insomma. E non capisco, sento al Palasport spesso rumoreggiare contro Leonardo Candy. Insomma, dovremmo essere secondo me un po' più obiettivi nell'analisi, perché un giocatore di pallacanestro va valutato non soltanto per l'impatto che ha in attacco, perché Candy ogni tanto ci ha anche riservato qualche bello spunto offensivo, no? anche nel tiro da fuori, ma va valutato per quello che comunque è diciamo, l'apporto che lui dà alla squadra in una fase, quella difensiva, che come diceva prima il coach, non convince ancora del tutto, questa Grissimbone. Non so se c'entra il famoso rodaggio alla Buscaglia, no? Che comunque ha bisogno di un po' di tempo ma insomma, un giocatore come Candy in questo contesto è molto utile, molto. Sul gioco offensivo è importante evidenziare i ritorni fondamentali, pane per la Grissimbone, quelle di Mekel e di Vojvoda. Un Mekel apparso ovviamente non al meglio, si è scherzato molto sugli esercizi di stretching durante le pause del gioco di Mekel, insomma, fa sorridere, però se possono essere utili ben vengano. C'è molto da lavorare sulla condizione di Mekel. Un Vojvoda che invece, insomma, chiaramente aveva un play un po' diverso, e quando sistemi una scavigliata dopo dovresti andare liscio. Siamo un giocatore veramente molto importante, Andrea, perché ti dà energia dalla panchina, è capace di crearti quei canestri improvvisati che fa sempre comodo. È un giocatore che secondo me anche difensivamente è abbastanza sottovalutato, perché ci mette tantissima energia e credo che sia molto bravo a inseguire i tiratori sui blocchi. Esce molto rapido, dinamico, gli è sempre addosso, è alto, perché è un giocatore comunque con le braccia lunghe e alto, e in attacco può produrre dal nulla. Io credo che Buscaglia abbia realmente capito chi sono i 2 o 3 giocatori che nei momenti di difficoltà a cui si deve aggrappare. Io li chiamo i pretoriani di Buscaglia, ce li aveva Trento, perché c'era Og, sì, c'era Clark, c'era Forrai. Nei momenti in cui c'era da far bagare, rifar rientrare la squadra che aveva deragliato perché in difesa c'era da battagliare, loro erano sempre in campo. E quindi, se ci badi, nei momenti importanti in cui Reggio stringe in difesa, io credo che non possa prescindere in campo da Candy, da Pardon e anche da Vojvoda. Io su Mekel vorrei dire una cosa, che al di là delle sue condizioni, quindi al netto delle condizioni fisiche, che sono una grossa incognita, io erano un bel po' di anni che non vedevo un playmaker così strutturato a Reggio. Mi viene da pensare a Cinciarini, con tutto il rispetto per i vari Nidam, poi che abbiamo avuto Mussini, perché comunque abbina a un talento per cui sa fare un po' tutto, anche delle doti da leader, a leadership in campo, chiama i quintetti, chiama i time out in campo, e quindi è un giocatore che, se recuperato, secondo me potrebbe far fare alla squadra un salto di qualità. E io sono, guarda, mi ha colpito positivamente sin dalla prima partita con Trento, quando era appena arrivato, sembrava che non conoscesse neanche i compagni, ma comunque ha fatto capire che poteva diventare l'Aaron Kraft, no? Che a Buscaglia ha regalato tante soddisfazioni, quel di Trento. Sì, molto diverso da Aaron Kraft come giocatore, però Kraft, diciamo che è anche abbastanza unico, nel senso che è raro, non ci sono tanti giocatori di quel tipo. Però sì, la fiducia che ricopre Buscaglia in Mekel
è indubbiamente importante, come importante il recupero fisico di Mekhel, che magari non è il giocatore più atletico della squadra, quindi insomma, è importante che anche lui riesca a recuperare, forse meno di altri giocatori, però insomma, soprattutto difensivamente, penso a quelle ultime due penetrazioni di May, o quattro punti che non si possono concedere negli ultimi minuti di partita. Ecco, forse anche su quello credo che ci sia un po' da lavorare a livello di squadra, nel senso che Mekhel è un giocatore che bisognerebbe capire e conoscere ormai e sapere che bisogna proteggerlo in certe situazioni, soprattutto nei finali quando è così tirato fisicamente, ma insomma ci arriverà. A proposito di protezione del ferro, buone notizie o anche discrete conferme possiamo dire da Derek Pardon. Non so se siete d'accordo con me, però minuti di qualità, minuti in crescendo. Adesso ho recuperato un dato che vi leggerò tra poco a proposito del minutaggio di Pardon. Chiaro che me, sabato ha sfruttato anche i problemi di falli di Unowes, problemi di falli a parte, non in partita, non concentrato. Andrea, quando commetti due falli, il coach ti toglie, entri in campo e fai fare quel fallo a tre punti su Jagovic, che non è esattamente Ray Allen o Josh Mayo di turno, è abbastanza un sintomo di quanto sei poco concentrato. Io credo che Owens sia un tasto dolente in questo momento, ma più che a livello offensivo direi a livello difensivo, esatto. In quanto con i piedi veloci che ha e l'atletismo che ha dovrebbe intimidire dentro l'area. Io sono andato a guardare un pochino di dati e magari ti anticipo, non so se quello che volevi dire. Nelle ultime quattro partite Pardon ha giocato sempre di più di Owens, mentre nelle prime cinque aveva giocato più Owens, e ci sono 45 minuti di differenza tra l'uno e l'altro che sono stati in campo. Pardon ha più rimbalzi di Owens e più stoppate di Owens, quindi vuol dire che quantomeno quando è all'interno dell'area anche gli esterni si sentono un pochino più protetti e aumentano la pressione. È chiaro che Pardon qualche leggerezza la commette, qualche ingenuità, perché è un giocatore che si sta formando. Però io credo che abbia capito qual è il suo ruolo, che abbia capito che la squadra e Buscaglia hanno fiducia in lui, e quando entra in campo adesso anche a livello offensivo mi sembra un po' più coinvolto. Anche i compagni spalle a canestro lo cercano paradossalmente anche più di Owens, che di solito lo cercano sopra il ferro, e anche le difficoltà di Mekhel nelle ultime partite hanno tolto un po' di pericolosità offensiva a Owens, perché il gioco a due che all'inizio dell'anno era un marchio di fabbrica Mekhel Owens, adesso stenta un po', e quindi Owens deve cercare di rendersi utile, ma più che a livello offensivo, a livello difensivo. Manca un po' di testosterone in mezzo all'area quando lui è in campo. Sì, è vero, manca assolutamente un po' di energia. È chiaro che dopo la partita con la Virtus un po' tutti stanno seguendo la scelta tattica di Georgevic, fatta anche da qualcuno, però anche in precedenza, però fasi un po' alternate, cioè di contenere, passare dietro, stare a contatto con Owens in modo da non esaltarlo sul lato al ferro. Chiaro che qui la Grissimo dovrebbe essere un po' brava a coinvolgere Owens. È chiaro che il pick and roll di Owens è la sua specialità, non dico che sia monodimensionale, ma poco ci manca. Chiaro che se tolgono il pick and roll a Mekhel, o si trovano altre soluzioni, o in qualche modo Owens va coinvolto, perché poi dietro più o meno tutti lunghi, se non vogliamo generalizzare, però se coinvolti in attacco, dietro in difesa riescono, forse lo fanno più volentieri, ecco, diciamo così. Chiaro che però Owens è un problema tra virgolette, nel senso che mentre abbiamo avuto altre risposte, i giocatori tipo Fontecchio, che non abbiamo ancora parlato ma avremo tempo, Owens invece è in una striscia abbastanza nera, e lasciamo ancora un po' da parte le preoccupazioni, però iniziamo a aspettarci le risposte, perché è un giocatore che ha talento, ha esperienza, quindi il giocatore, cioè, non è il Pardon di turno, è un giocatore che ha tanti anni di esperienza in Europa, invece manca proprio un po' di energia. Diciamo che tra i due era lui la certezza e esatto, Pardon esatto, quello che gli sembra doveva un dare invertito. Una mano, ma il trend nelle ultime partite è il contrario. Quindi sicuramente Owens deve essere anche recuperato a livello mentale, perché si è visto chiaramente che con Varese era lui in difficoltà mentale, sì, più che non coinvolto con delle difficoltà della squadra, era proprio lui che si sentiva un pochino poco sereno e poco tranquillo. Però è chiaro che Reggio non può prescindere dalle sue prestazioni. Secondo me ai cappelletti di Natale ci arriva,
su questo non vedo, però è vegano, non vedo preoccupazione. Non so se... il cappelletto e il tofu, neanche per questo non te lo promettiamo. non si può sentire certe cose, parte le arriverà a vedere i cappelletti, parte le battutacce, mi perdonerà Uwens, però è sicuramente il giocatore su cui anche per un ipotetico intervento di mercato si può lavorare di più in società. Perché? Perché puoi virare su un centro con caratteristiche completamente diverse da quelle che ha lui. Sinceramente Owen si è presentato, forse anche per la dieta che comunque sta facendo da un po' di tempo, si è presentato molto più snello e agile rispetto all'esperienza molto di Trento. Molto in forma, però ha perso sicuramente dei chili, e che quindi, a livello di energia... Ok, il giochino che fa inizio partita con Mekel, però se poi dopo mi offre delle prestazioni difensive come le ultime, sinceramente io credo che se c'è un ruolo dove ci sarà necessità di intervenire, perché ripeto al momento non vedo necessità di andare a toccare questo roster, forse diciamo che la crescita anche di minutaggio di Pardon forse è anche un progetto, un disegno dello staff tecnico, comunque quello di eventualmente intervenire sotto le plance. Anticipato andrà ai minuti di Pardon, 21,5 nelle ultime 4 partite contro i 14,5 scarsi delle prime 5, quindi un aumento di 7 minuti, non sono, considerando che c'è sempre stato Owens, nel senso a livello di rotazione c'è sempre stato, sono un aumento che testimonia come Pardon si stia muovendo molto bene, lo ha evidenziato anche Buscaglia, che ha detto sembra un giocatore nuovo, sta lavorando tantissimo, e su questa cosa del lavorando tantissimo mi permetto di evidenziarlo sia perché è una cosa che Buscaglia aveva detto già le prime settimane del tiro, cioè dice un ragazzo che è un rookie ma ascolta, guarda come lavorano i compagni, lavora anche da solo, cioè un ragazzo che insomma che va in palestra per lavorare quando si è giovani, perché Pardon è molto giovane, alle prime esperienze professionali di professionisti, è chiaro che saper lavorare, saper stare in una squadra, ascoltare i consigli di allenatori è un gran passo avanti. Può sembrare scontato, ma vi garantiamo che la storia è piena di giocatori. Il linguaggio del corpo che ha in campo, tutti ce ne siamo accorti, non è uno dei tanti americani che abbiamo visto transitare anche l'anno scorso, ne abbiamo visto un paio, insomma. No, questo è un ragazzo che sembra anche proprio serio, che sembra che abbia voglia di imparare. Io credo che si stia anche vedendo quello che sa fare, ha dei movimenti in attacco, coach, molto belli, molto importanti. Deve riuscire a dare un po' di continuità a quello che fa, perché essendo comunque giovane, nella stessa partita i classici up and down, normali. Però credo che anche il pubblico se ne sia accorto, esatto. Perché dai primi mormori delle prime 4-5 partite, quando toccava la palla che magari la perdeva perché non era pronto e così, adesso ogni volta che scende, viene avvicendato e scende in panchina, è accolto con i favori di chi in campo ci sta e come. E quindi questo credo sia un ottimo segnale, testimone a favore del ragazzo che si sta inserendo, si sta sbattendo per riuscire a essere sempre più utile. Questa grande notizia, come un'altrettanto grande notizia, e un po' tutti lo aspettavamo con fiducia, perché c'è la verità, un po' tutti in Simone Fontecchi avevano ancora fiducia, però ci si aspettava un po' di risposte, che sono arrivate in maniera ampia. Grande parte di Fontecchio, votato anche giocatore italiano della settimana in Lega Basket, 19 punti per lui, che però, come ho detto con Alessandro Craffi telecronaca, forse non dicono neanche tutto della parte di Simone Fontecchio, che ha trovato fiducia nel tiro da tre. Questo secondo me chiunque si sarebbe messo la mano sul fuoco, perché un giocatore che ha sempre fatto canestro, col tempo prima o poi sarebbe ritornato a fare il suo lavoro, ma un grande approccio, un grande lavoro in difesa insieme alla squadra, ha lottato a rimbalzo proprio dall'inizio, e questo forse è ancora meglio perché Fontecchio ha punti nelle mani a tiro, quindi prima o poi questo sarebbe successo. L'atteggiamento che si è visto sabato è una bella novità, perché è un giocatore che anche difensivamente, oltre che essere a rimbalzo, ha capacità fisiche per dire la sua, infatti fisiche e atletiche. Concordo in pieno, in quanto secondo me la cosa migliore che Fontecchio ha messo in campo domenica è stato l'agonismo. Perché a volte è sì bello da vedere, però più offensivo che dietro. Invece ha anticipato, è andato a rimbalzo, si è sbattuto, ha ricevuto palloni spalle a canestro. Ha giocato con un'energia diversa. Giocando in quel modo a un giocatore gli si può perdonare anche qualche errore o qualcosa. E magari io faccio
ben volentieri cambio con un rimbalzo difensivo o con un anticipo rispetto a 5-6 punti, perché sono quelli che comunque trascinano anche i compagni, non sono solo i canestri che fanno la differenza in mezzo al campo, anzi forse è il contrario. Anche un paio di penetrazioni, una sicuramente. Fontecchio comunque è un giocatore che gioca anche da numero 3 oltre che da 4, e quando gioca dalla piccola, insomma, a livello di centimetri è molto sopra gli avversari, spesso molto sopra, perché è chiaro che se vai a giocare contro certi tipi di squadre non è così, e quindi anche questa è una dotta che ha sfruttato. Dubbi, Gabriele? Tu eri preoccupato di Fontecchio? Beh, un po' sì. Qualcuno iniziava un po' più che altro la risposta è stata eclatante, cioè nel senso che comunque ha fatto, scusate l'espressione, ci ha messo proprio le palle, perché era proprio la classica partita da contestazione in agguato, quella nei confronti di Simone Fontecchio. E sono sorpreso, nel senso che mi aspettavo comunque il giocatore, io me lo ricordo quando era andato a Cremona, comunque aveva fatto un ottimo campionato nel momento in cui erano state date a lui delle responsabilità. Io credo che Reggio per lui sia, non dico l'ultimo treno, però comunque è un treno che lui deve cogliere, non può non cogliere l'occasione che gli sta dando la squadra della Grissinborn quest'anno. E se davvero quello che è iniziato sabato fosse il nuovo campionato di Fontecchio, beh, allora ci divertiremo. Sì, faremo uno step tosto, anche sì, perché poi dietro c'è Vojvoda, che è un giocatore che sta dimostrando assolutamente il suo valore, diventa una squadra molto interessante. Noi abbiamo parlato di Johnson Odom, che nella puntata di martedì scorso anche con Mondovecchi era entrato un po' sotto la lente osservazione, insieme a Owens, insieme a Fontecchio, chi ne esce e chi invece se ne rimane pesantemente dentro come Owens. Partita di Johnson Odom non semplice da leggere, nel senso che i suoi punti li ha fatti, ma questo l'abbiamo già capito, che in qualche modo 15 punti li porta sempre a casa Johnson Odom. Sempre tanti altibassi, tante scelte non corrette. Ne cito una per dire tutte, quella penetrazione credo a 2 minuti e mezzo dalla fine, quando come si legge doveva solamente pensare a abbassare i ritmi, invece è andato a forzare un tiro nei primi secondi dell'azione che ha proprio tolto il ritmo a Reggio. Però è un giocatore che forse sarà così, cioè Andrea, nel senso, già secondo me questo e bisogna provare a limitarlo, non si può cambiarlo. Diciamo che è un giocatore, il suo stampo è questo, lo conosciamo, è un realizzatore che è buono di farti 15 punti in 2 minuti tirando da davanti la panchina di Buscaglia sul canestro opposto, però devo dire una cosa, che ha fatto qualche forzatura in meno, che questo è un piccolo passo in avanti. Dove per me è andato in crisi totale è che in difesa era modello telepass, perché chiunque giocatore prendesse, che fosse Clark all'inizio dell'azione o fino alla fine, o che sui cambi difensivi, visto che coach Buscaglia ne effettua tanti, il giocatore più pericoloso era sempre quello che era marcato da lui. Quindi io credo che per lui molto sia un discorso mentale, molto di concentrazione. È un gioco, a volte sembra che si riposi dietro per riuscire a esplodere in attacco, e quando non riesce a esplodere in attacco va in un loop negativo che poi dopo fa come l'ultima fesseria a Sassari, o magari fa un fallo su un tiro da 3 punti che sembra che dia uno scappellotto all'avversario e così via. Cioè proprio lui fa fatica a gestire secondo me le sue emozioni, e quando non riesce a tenerle nel range positivo, purtroppo l'unica maniera per me è panchinarlo, non ci sono grosse alternative. Sì, anche perché se Buscaglia ha alternative in panchina è giusto che, esatto, che li sfrutti, perché esatto, se c'è Vojvoda, se c'è Candi. Partiamo qualche messaggio prima del primo break. Fontecchio è sempre stato questo giocatore, grandi doti tecniche e atletiche unite ad evidenti limiti caratteriali, fotografia corretta. Se si esprimesse con continuità per quelle che sono le sue potenzialità, giocherebbe in Eurolega, e questa probabilmente era anche l'idea di Milano al tempo. Gabriele ha citato il mercato, e quando si cita il mercato si decolla sempre sui messaggi, con dei nomi, ma giustamente il mercato è bello anche per questo. Valuteremmo Chris Barnes di Milano, che non gioca veramente mai Barnes a Milano, sarebbe perfetto a Reggio, buon rimbalzista, discreto tiro da fuori e garra quanto basta. Sì, nel senso che è un giocatore che mi piace, non sì perché in questa squadra, sai che quando guardi un giocatore a Milano c'è sempre un discorso di budget che a Reggio non può competere, però ripeto, adesso abbiamo fatto no, una battuta, però non mercato. Sono così convinto che sia il giocatore adatto per Reggio, no, non con questa squadra neanche per me, per niente. Beh, un giocatore valido, però secondo me se dobbiamo cambiare Owens per Barnes, secondo me ci pestiamo un pochino i piedi.
Sì, concordo, detto che abbiamo fatto le nostre battute, ma la squadra messo non è assolutamente in discussione. No. È in discussione un pochino il rendimento sotto alle aspettative, diciamo così. Il compito di Buscaglia è limitare Johnson Odom e l'abilità di un allenatore. Sabato gli ha lasciato troppo spazio, insomma anche lì è un limite non facile. Scusate, ma Umes lo seguo su Instagram e lo vedo sempre in giro per l'Italia nei giorni di pausa. Forse la testa non è proprio sul basket. Io ho dei giocatori che vanno in giro per l'Italia nei giorni di pausa, ovviamente, non c'è niente di male. Se vanno per musei non vedo nessun problema. Sì, insomma. Sì, ma anche perché insomma Umes è anche, mi ha parlato di rookie atipico pardo, ma Umes è molto tipico come americano, nel senso che è un uomo culturato, amante di poesie. Facciamone andare a Firenze, a Roma. Non è uno di quelli americani che sta chiuso in casa a giocare alla PlayStation tutto il giorno. Un conto andare a Firenze agli Uffizi, un conto andare a Milano all'Hollywood, no? Cioè, voglio dire, c'è un po' di differenza, vada pure in giro. Qualcuno l'ha fatto. Bene, perfetto. Lanciamo il primo break pubblicitario, poi entriamo a riguardare un po' tutte quello che è successo nelle altre partite oltre a Reggio. Lo facciamo grazie a Mirko Zucchi regia con il triple trivia, il quiz che come sapete ormai mette in palio due magliette del Basket Time Team che tanto vanno e tanto volete. Domanda della settimana: nel 2012 al Forum Reggio vinse contro Milano anche grazie al contributo di un prodotto del suo vivaio che per la prima volta si mise in luce. Dominic James, che a Basket Time possiamo chiamare James, Oyar Silis o Arthur Strautis? La risposta vi ricordo che deve arrivare sui social Facebook o Instagram, sorteggeremo poi tra coloro che hanno scelto correttamente, hanno scelto la risposta corretta e chi vincerà. Ci sono in palio due magliette offerte dal nostro sponsor triple, quindi uno tra James, Silis e Strautins vinse a Milano, cosa che ci auguriamo di fare anche noi domenica sera. Primo break pubblicitario e ci risentiamo tra qualche minuto. CTR si prende cura di te con diversi servizi diagnostici, tra cui la risonanza magnetica aperta, una palestra per terapie riabilitative manuali, una piscina per la rieducazione funzionale e un laboratorio per l'analisi di movimento e la postura. Ci trovi a Reggio Emilia, in via Fratellicervi 59/E. Natale nel Borgo, comune, Proloco e commercianti nel centro storico insieme per Natale nel Borgo, seconda edizione. Gualtieri, domenica 8 dicembre, dall'alba al tramonto in piazza Bentivoglio, mercatino dell'antiquariato e del Natale, musiche natalizie della Torre alla Piazza, sfilata moda sotto l'albero, convegno Uva Fogarina, coro gospel, museo Antonio Ligabue, donazione Tirelli Trappetti e mostra Mazza Curati, novità 2019. Per i bambini, villaggio di Natale con gli asinelli, Gualtieri Food, vetrina dell'enogastronomia locale. Gualtieri, uno dei borghi più belli d'Italia, ti aspetta domenica 8 dicembre dall'alba al tramonto con porchetta sulle braci, cottura ciccioli, gnocco fritto e vin brûlé. Una vita insieme. Vieni da Notti d'Incanto a provare la nuova collezione sartoriale. Materassi artigianali, fatti a mano e cuciti su misura per te. Per ogni acquisto un meraviglioso omaggio da scegliere tra piumini, lenzuola e guanciali. Finanziamenti a tasso zero. Notti d'Incanto di Luca Vezzali ti aspetta con i nuovi materassi sartoriale nella sala mostra in via dei Gonzaga 25 a Reggio Emilia, in zona Italghisa. Se sei affranto e non riesci a dormire, vai da Notti d'Incanto e avrai sogni da offrire. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Pasta fresca e gastronomia bellesia.
Da Bellesia trovi solo prodotti freschi e genuini. Cappelletti, tortelli verdi e di zucca, lasagne al forno e fritti freschi di giornata, dall'erbazzone fritto al baccalà con colla. Pasta fresca e gastronomia Bellesia, a Rio Saliceto, via Marzabotto 4C. Ben ritrovati a Basket Time. Abbiamo un po' visto nella prima parte quella che è stata la partita della Griffin Bond, la vittoria meritata in fin di conti, soprattutto nel finale, per quello che è stato il secondo tempo dei biancorossi. Vediamo anche quello che è successo negli altri campi, una giornata che non ha dato forse grandissime sorprese, riposava la Virtus Bologna, che quindi almeno questa giornata è rimasta a secco. Eccolo qui, di Reggio Varese 81-74 abbiamo detto. Milano, prossimo avversario della Griffin Bond, batte 90-78 Sassari in una partita vera, nel senso che Sassari ha giocato e si è dimostrato, l'ha detto anche Pozzetti in conferenza stampa, una squadra che può competere con Milano. Il punteggio forse 12 punti un po' falsato da un finale, insomma, dove Milano ha segnato di tutto. Sassari sta molto brava a recuperare il terzo quarto, ha fatto un controparziale quando Milano stava provando già a chiuderla in anticipo. Il problema è che Milano poi, cioè il problema, il bene di Milano è che ha certi giocatori, Rodriguez, Nedovic, soprattutto sabato, domenica, che non hanno sbagliato nessuna scelta nel finale. Grande lettura di El Chacho, ovviamente, due triple di Nedovic che hanno di fatto chiuso la partita. Per una Sassari che però ha dimostrato di starci a quel livello contro una Olimpia, ripeto, che sentiva probabilmente lo scontro dai playoff dell'anno scorso e ci ha messo della garra, ci ha provato veramente a giocare non come sempre ha fatto in questa stagione, ma di Milano parleremo successivamente. Andiamo pure avanti nei risultati per capire un po' quello che è successo. Cremona, in un momento di grande spolvero, batte una Trieste 88-78, Trieste in grande difficoltà, ma dopo magari ne parliamo. Pesaro non riesce a sbloccarsi, viene totalmente distrutta Brescia 101-74, sorte molto simile per Pistoia a Brindisi, mai partita la formazione toscana, una Brindisi che si conferma invece al momento seconda forza del campionato, e questa è forse non una sorpresa ma una grande attestazione di forza. Chi invece fa una prova di forza è la Treviso di Max Menetti, che va a vincere Roma. Roma che si sta dimostrando una squadra di buon valore, diciamo così, però che insomma non ha una continuità ancora di rendimento, mentre Treviso sta salendo di colpi e anche la classifica, dopo la vedremo, lo testimonia. Venezia batte Trento, una Venezia che ha reinserito Iudano, un giocatore insomma forse un po' troppo sottovalutato, ma un giocatore che sta facendo molto bene. Finale, ultima partita quantomeno, Cantù perde contro una Fortitudo che la definirei sorpresa al momento della stagione, perché veramente sta volando. Vince contro una Cantù che era avanti abbondantemente nel corso di tutta la partita. La Fortitudo alla fine riesce a portarla a casa, una partita che vale tanto, che lascia Cantù ancora un po' immischiata. Ecco qua la classifica con anche le partite giocate, insomma, visto che c'è questa simpatica formula con squadre dispari è giusto evidenziarlo. La Virtus resta sempre lì nonostante non abbia giocato. Brindisi a 12 insieme a Sassari si afferma come seconda squadra del campionato. Gruppone, Brescia Fortitudo, Milano e Reggio che vince e resta lì. Brescia e Fortitudo hanno 10 partite, al contrario di Milano e della Griffin Bond. Altro mega blocco con Cremona, Treviso, Venezia, Roma, Varese e 38. Lì a 6 punti resta ferma Cantù. Trieste e Pistoia 4, Pesaro a 0 con 9 partite giocate. Chiaro che Pesaro resta lì, a problemi di infortuni molto importanti, ha perso Chapman, ha fuori Totè ormai da diverse settimane, si è fatto male anche Miaschi, non è una società che può intervenire in maniera assurda, soprattutto non può farlo già subito. La fortuna vuole che, è vero, 0-9 è un risultato tremendo per ora, però la salvezza comunque è a 3 vittorie, non è ancora assolutamente persa, perché sia Pistoia che Trieste facendo molta fatica, quindi la lotta per la salvezza resta insomma molto viva. Avete visto la classifica, eccola qui, è proprio ancora corta, quindi bastano 2 vittorie, 2 sconfitte per rilanciare un po' tutte le squadre. A 4 c'è anche Trieste, che tra poco sarà avversaria nelle prossime giornate della Griffin Bond, una Trieste che
insomma, sta risolvendo, sta provando a mettere a posto qualche problema societario dalla passata stagione, vi ricorderete, insomma, tutte le dinamiche e i problemi dovuti causati a Trieste. Mario Ghiacci è il nuovo presidente, il Reggiano Mario Ghiacci, quindi possiamo altro che fargli un grande in bocca al lupo. Petrucci ha annunciato, sì, Petrucci è proprio il presidente della FIP, non si sa perché, ha annunciato che è in arrivo lo sponsor di Trieste, quindi insomma sembra che Trieste, e che ovviamente può garantire un po' di liquidità anche per andare un po' sul mercato, si pensa soprattutto a un esterno, a una combo per dare una mano anche a livello di scoring, di punti segnati. E quindi insomma Trieste ci auguriamo, perché la piazza è molto bella, molto valida, ma come l'ha anche Pesaro, anche Pistoia, che sia chiaro, però insomma la lotta lì è molto serrata. Altre notizie: abbiamo visto Riccardo Cervi domenica al Pallabigi, premiato, adesso il premio intenditore, potrei sbagliarmi, con la punta di Parmigiano Reggiano, applauditissimo dal Pallabigi. Ci sono arrivati alcuni messaggi, quindi li riassumo un po'. Insomma, bello vedere tornare Riccardo Cervi. La firma di Riccardo a Varese, ovviamente, era imminente per oggi, in realtà non è ancora arrivata l'ufficialità, però insomma lo sapete, Riccardo Cervi essere pronto ad approdare alla corte di coach Attilio Caia, permetto di dire, giocatore di cui ha abbastanza bisogno Varese, nel senso che bene Simmons, molto bene Simmons, anche se poi anche lui è un po' calato nella ripresa, dietro il deserto, Andrea. Se Gandini, con tutto il bene che vuoi, ha un giocatore come lui che ha fatto le fortune di tutte le squadre di Serie B, perché ha vinto campionati, è solidissimo. Se approda in Serie A a 34 anni mi fa piacere per lui, però si è visto chiaramente che ha dei limiti, si è battuto con grande volontà, però obiettivamente mi viene da paragonarlo a Infante come tipologia, sì, di tipo di giocatore. C'è bisogno di un altro giocatore, Ricky può fare bene in quanto non gli si chiede di giocare troppi minuti anche per la sua salute, sicuramente chiedergli 15 minuti secondo me se Simmons forse gioca 35 per ora, quindi non so. Quindi se Simmons ne fa 25-28 e gli altri li gioca Ricky, secondo me Ricky può essere decisamente utile, anche perché fuori Simmons Reggio andava sempre al ferro, quindi vuol dire che lì dietro qualcuno che faccia ombra c'è bisogno. Con fuori Simmons Varese dentro l'area scopre un pochino troppo il ferro alle penetrazioni, sì, di qualsiasi generale, tipo di giocatore. In generale Varese direi che ha un ottimo starting five, una panchina, ma si sa anche Varese non è una squadra che entra Tambone, entra Ferrero, se Ferrero mette qualche canestro, l'altro è Natali, sì, sono dei ottimi giocatori, ottimi gregari, però devono allungare un pochino la panchina, perché Caia si è sempre fatto suo in panchina. Sì, ci avete fatto notare che la classifica ha qualche errore, ce ne siamo accorti, esatto, adesso. C'è grazie. Treviso che è 5-5, sì. Venezia che è 5-5, faccio fatica a leggere bene, ma dovrebbero avere 10 punti se è giusto. Sì, se esatto, non ancora anche riposato. Fortitudo e Milano dovrebbero essere a 12, ecco, adesso stavo esatto, appunto recuperando un po' di informazioni. Che ci sia qualche top. Sì, esatto. Comunque topatina, ma l'abbiamo fatto perché il pubblico deve essere sul pezzo ed era pronto. Assolutamente. Era un tranello, era un trivia di triple con questo qui. Esatto. Io mi faccio amici, mi faccio amici a Pesaro e a Pistoia. Io credo che quest'anno Pesaro, Pistoia, insomma, Pesaro soprattutto, che ha fatto dei miracoli incredibili nelle ultime stagioni, salvandosi in modo quasi rocambolesco. Se devo scommettere un centesimo su questa lotta a retrocessione, Trieste e Cantù mi sembrano leggermente un passettino sopra queste due squadre, insomma. Ora, che si capisce anche da come ha gestito Coach Pancotto la conferenza stampa di Cantù, che si capisce che insomma, oltre ad avere un allenatore di una certa esperienza, su Pancotto siamo tutti abbastanza mentre di danno due esordienti, per esempio. Esatto, ha detto la colpa è tutta mia. Ok, sembra la colpa che sia stato allenatore, fa un po' fatica, pallacanestro, è stato allenatore. Il parafulmine è importante, ha coperto. Esatto, tutti però gli per anni. Dire, io so che i miei giocatori possono dare, però devono stare tranquilli, non preoccuparsi, lavorare, anche perché è una squadra comunque giovane, con dei rookie, insomma, quindi Pancotto insomma dimostra di essere un pochino più in controllo di il primo esempio che mi passa, Coach Perego. Chiaro che non ha vinto neanche una partita, al contrario di comunque Pancotto, che ne ha provata a casa 3, è una situazione molto difficile, onestamente. Perego. Il roster anche al completo, aveva tante scommesse ed era molto, sì, giovane, adesso lo si accorcia anche, quindi insomma per Coach Perego non è facile. Il problema fondamentale è che Pesaro gioca le partite a 95-100 punti con un roster che dovrebbe vincere le partite a 75 al massimo, e alla lunga paga.
Quindi sì, insomma, manca un po' di deve cercare di abbassare i punteggi per riuscire a stare più in partita, perché sta giocando sempre a punteggio alto, ma le altre squadre sono un po' più attrezzate di loro. Riguardando la classifica in ottica Final Eight, così vogliamo anche sì, avanti. Chiudo dicendo sì, che Brindisi è l'unica squadra 14, per quello okay, che è la seconda forza campionato, in quel senso che al momento è l'unica a meno 4 dalla Virtus, per chiudere il capitolo classifico. In ottica bellissime 8, cioè sicuramente mi fa paura Venezia, perché Venezia ha una squadra, un allenatore che sicuramente alle Final Eight ci vuole arrivare. Occhio a Treviso, occhio sì, a Treviso, perché è vero che ha vinto la prima partita in trasferta, ma era andata vicino a vincerne altre anche su campi molto complicati. Sì, mediamente hanno avuto anche un calendario facilissimo, Treviso, anche, si è già beccato diverse squadre top. E per il resto, sinceramente, in ottica Final Eight per la Grissinbon, io Trento non la vedo al se momento. Non rientra breve Kraft e non rientrerà, e non rientrerà. Quindi sì, non la vedo in difficoltà, sì, anche, no, anche la panchina di coach Brienza sembra, non dico in bilico, però insomma. Quindi baratto un meno 50 a Milano per una vittoria a Treviso, insomma, questo vuole sì, essere il mio, sì, sì, il mio. Intanto col meno 50 a Milano ci siamo abituati, l'abbiamo già fatto e siamo andati in finale lo stesso anno, che questo problema lo ricordiamo sempre, per la capala mettiamo le mani avanti. Bravo. Sì, altre notizie, diciamo, citavamo prima di Venezia, squadra che insomma adesso crescerà, insomma il valore c'è dei campioni d'Italia, un po' presto ancora per vedere Andrew Gaudluk. Si parla di 2 o 3 settimane ancora per essere rivalutato, per poi eventualmente essere messo in campo. Gaudluk si è rotto il tendine d'Achille in Cina e quindi sta recuperando un infortunio molto, molto pesante per un giocatore di pallacanestro, però Venezia lo aspetta, non ha problemi, il roster è lungo. Tiene 2003 Casarin, che è richiesto un po' tutte le squadre di Lega 2, perché insomma è un 2003 ed è veramente molto, molto in ottica prospettiva molto molto interessante, però insomma Venezia è una squadra che mi aspetto che arrivi, che torni lì nei posti dove li compiere. Chiaro che sì, Milano e Venezia sono un po' fuori dal posto dove dovrebbero essere in classifica, però insomma il campionato è lungo, Milano sta dimostrando di avere la testa un pochino più in Eurolega, ma di questo ne riparleremo. Volevo una vostra opinione su Brindisi, perché Brindisi insomma ci avevano detto, Banks, il valore c'è, Vitucci in panchina, ha cambiato, ha mantenuto le certezze, Brown. Le certezze, tutto Brown, però poi vedersela lì, un po' di effetto fa. Beh, hanno, come seconda forza del campionato. Hanno confermato un po' la filosofia dell'anno scorso, con Vitucci che è sicuramente un allenatore preparato ed esperto, e sì, sono sorprendenti. Io tra l'altro mi sembra non li ho mai visti giocare, ma leggendo le statistiche vedo anche un Gaspardo Deluxe, quindi insomma sì, chiaro che in una squadra che funziona che gira è tutta un'altra storia. Mille, non so se Banks terrà questo ritmo impressionante, perché insomma comunque ha la sua età, non so. Banks al momento è alla migliore stagione in carriera, miglior marcatore, terzo come percentuale a tre punti, era uno che aveva già portato Varese quasi al cospetto dello scudetto, insomma. E poi questo Brown effettivamente è stato l'anno scorso una pescata meravigliosa. Ottima, sì. La piazza di Brindisi, piazza, se c'è entusiasmo, è in grado esalta. Di esatto, si esalta, e quindi ci viene proprio fuori il connubio squadra tifosi che aumentano il valore del team e tutto quanto. Rimango un po' stupito, perché è sempre stata una squadra con molti giocatori di colore, così, quindi capace di picchi, sì, e di prestazioni un po' altalenanti. E invece la grande capacità di Vitucci credo sia stato dare equilibrio al team, e quindi anche quando sono andati sotto, hanno perso 2 partite, hanno giocato. L'unica che hanno perso un po' abbondantemente credo sia stata Varese 3-4 giornate fa, però hanno una continuità di rendimento che mi sorprende decisamente. Assolutamente. Torniamo un po' ai messaggi. Candy e Pardo sono imprescindibili in difesa in certi momenti, e insomma la partita di sabato l'ha dimostrato abbondantemente. Buonasera, se Michele non è al 100% io metterei Andrea Ligabue. Grande Liga da Enrico Garavelli. Ancora. rispondete al quiz sui social, mi raccomando, non qui, perché chi scrive a Basket Time
sui messaggi non viene conteggiato. Sì, Michele sa giocare come, ma ha delle gambe di uno di 50 anni, speriamo bene. Per quello che hanno detto che ci posso andare anch'io, perché le gambe di uno di 50 anni gliele posso dare. Esatto, capelletti al tofu, non scherziamo, ma questo sì, era una battuta, non... Capito, non si permetterebbe mai di... Un brodo, possiamo... No, peggiorare ancora. No. Stavamo cercando basta di salvarti, stai peggiorando. Basta che non ci sia la panna. Disastro. Non sarebbe il momento di mettere Pardon davanti alle rotazioni rispetto a Owens, anche per equilibrare un quintetto titolare che spesso prende parziali con Johnson, Odom, Mikel e Owens in campo contemporaneamente? È un po' il discorso di equilibrio che facevamo prima. Io me lo manterrei così, vi dico la verità. Anche perché Owens, insomma... non è questo giocatore, ci aspettiamo che migliori, mi aspetto più che migliori che resti così Holmes, perché sì, insomma può darsi che sia un momento un po' di appannamento, e Pardon uscito dalla panchina porta energia, porta quel guizzo in più che le squadre hanno bisogno, come voi, sì, anche discorso, per non caricarlo di troppa responsabilità, come Candy anche. Ci sono giocatori che hanno fatto degli ingressi dalla panchina alla loro carriera, e facendoli partire in quintetto il loro valore calava abbondantemente. Io credo che sia Candy che Pardon vadano benissimo dalla panca, perché quando cambiano il ritmo difensivo della partita danno un'energia diversa. Se li facciamo partire in quintetto e la squadra gira non tanto bene a livello difensivo, siamo sicuri che con i cambi che aveva messo in panchina farli salire dopo, se abbiamo bisogno di difesa riusciamo a farla? Sono i classici, cioè l'allenatore non ci prende mai, lo so per esperienza, comunque l'allenatore non ha mai ragione, non ci prende. Però io li terrei lì dove sono, perché secondo me sono più incisivi che farli a partire in quintetto. Un giocatore alla Veremenko cosa ne dite? Ragazzi, però Veremenko... Io li farei i capelletti ma normali, non al tofu. Sei per Veremenko? Un giocatore straordinario. No, ma su quello no. Chiaro io... che... È passato qualche anno, Sì, è passato un qualche anno, adesso credo, ho visto che ha firmato poco tempo fa in una squadra che io non rimasto ricordo al Minsk in Bielorussia. Esatto, adesso non so però poco tempo. L'anno scorso quest'anno, sì, quest'anno guardiamo. Ha firmato di nuovo. Obiettivamente era tanto tempo che non vedevo un giocatore con la capacità di anticipazione del gioco. L'altro che mi viene in mente era Stoneruk, andando indietro era Pittis. Sono giocatori che con un secondo d'anticipo sapevano essere al posto giusto nel momento giusto. Assolutamente, assolutamente. Dov'è Caraffi? Non preoccupatevi, Caraffi. Turnover. Esonerato. Tornerà più carico che mai già dalla trasferta di Milano. Molte preoccupazioni per Pesaro, perché comunque un po' perché c'è Federico Mussini, spesso i messaggi arrivano poi lì, cioè nel senso con l'intento di Federico Mussini. Chiaro che Pesaro è una piazza, secondo me, a livello di pubblico, io e Alessandro ci siamo andati per tutti gli anni, quindi un pubblico che nonostante sia abituato a stare in quella parte della classifica, perché ormai sono anni che sopravvive, secondo me non è ancora entrato in quella mentalità, cioè non c'ha l'elmetto, vai a Pistoia, sanno già cosa si combatte per allora, quello. Allora la zona di Pesaro comunque parla di scudetti, E non so infatti se... Speriamo di no, se va di Lega 2 come potrebbe essere presa anche dalla piazza? Insomma, non faccio un bocca al lupo perché non vorremmo onestamente augurarglielo. Tante segnalazioni per la classifica, ma insomma, siamo riusciti a metterla a posto. L'importante insomma è che la Grissimon per ora resti lì in quota playoff, poi sarà tutto molto 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 lungo. Secondo break pubblicitario, poi torniamo, iniziamo a parlare un po' di Milano, che è la prossima partita di domenica alle 18.30 e poi guardiamo un po' le prossime partite. A noi i sogni piacciono reali e noi di Croce Verde ne abbiamo uno importante: raccogliere 400.000 euro per acquistare 4 nuove ambulanze. Fai la tua donazione a partire da 20 euro. Scopri come su croceverde.re.it. 400.000 euro per 4 nuove ambulanze. A noi i sogni piacciono reali. Solo anima naturale. Marzadro. A Scandiano l'autofficina Cigarini e Rivi è assistenza ufficiale Fiat e Lancia. Diagnosi computerizzata, elettrauto, revisione bombole a metano, servizio pneumatici e centro revisioni auto e moto sono i nostri servizi tecnici. In più autosalone in collaborazione con Fratelli Bonacini e gestione flotte aziendali. Autofficina Cigarini e Rivi, partner completo per i vostri veicoli. A Scandiano in via Padre Sacchi 40,
0522 98 20 39. info@cigarinierivi.it. La perdita dei capelli colpisce sia uomini che donne. Istituto Giglio, dal 1991, ha la soluzione giusta per te. Chiama il numero verde e prenota un check-up gratuito. Care amiche, il buongiorno si vede dai capelli. Autostile. La professionalità è questione di stile fatto di soluzioni immediate e personalizzate ispirate dalla nostra passione. Autostile, da 40 anni a Reggio Emilia. È concessionario Fiat e concessionario esclusivo Alfa Romeo. Vetture usate con garanzia, chilometri zero, officina con servizio revisioni e agenzia pratiche auto. Tutto questo è Autostile, il punto di riferimento Fiat Group a Reggio Emilia. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Tema mercato, anche nella pubblicità, insomma, un mercato che per ora è fantasia, per fortuna, perché è vero che innesca tante fantasie e tanti commenti, però è sempre meglio che il mercato lo facciano altri perché vuol dire che ne hanno bisogno. Grazie Mirko Zucchi, Fontecchio netto MVP su Candy, 266 voti contro 34, schiacciante 89%, ma direi che sulla partita di Fontecchio dubbi non ce ne sono. Candy, comunque abbiamo parlato della sua ottima partita, questa è ovviamente il solito giochino alla decima partita su 34, quest'anno il campionato presenta diverse partite, quindi insomma è ancora molto lungo. Vojvoda per ora in testa, Johnson Odom, Michael Fontecchio a seguire tutti gli altri. Faccio una domanda prima di aprire il tema Milano, Andrea, ci scrivono, può farsi Candy una carriera da free and D, cioè giocare da tre difensivo, scusa, da tre con compiti difensivi e con tiro da tra fuori, forse, cioè se vuoi può fare qualcosina in più che limitarsi a quello, cioè un giocatore che tira da fuori e ha compiti prettamente difensivi. Diciamo che in questo momento sembra più uno specialista, al di là che lo metti a marcare i tre, secondo me quest'anno secondo me è suo anno chiave, perché Buscaglia gli ha cambiato completamente il ruolo, gli ha tolto i compiti di regia, che quando è venuto a Reggio i compiti sulla sua regia l'hanno schiacciato un po' e quindi non gli hanno permesso di forse non era ancora così pronto per una cosa importante di quel tipo, anche perché l'altro playmaker era Mussini, quindi le aspettative hanno dovuto crescere velocemente. Lo scorso anno era partito benino, poi dopo un po' si è perso e siccome era un titolare, il fatto che guardasse così poco il canestro alla fine era pesante, perché in attacco si faceva fatica e l'uomo di Candy andava a aiutare su tutti. Quest'anno invece ha dimostrato che comunque è più leggero mentalmente, sa che deve fare il soldato speciale. E questo però gli dà la possibilità in attacco di avere quella libertà che prima invece era ingabbiata nel dover mettere in ritmo gli altri. E in alcune situazioni Brescia ha messo tre triple di fila, mi ricordo Cantù ha fatto delle partite in cui ha anche prodotto offensivamente. Nelle ultime partite ha tirato qualcosina di meno, però è anche l'attacco di Reggio che nelle ultime partite è offensivamente un po' meno fluido, quindi io sono convinto che sia un anno importante per Candy. Secondo me è partito bene perché si sta dimostrando solido e i minuti che ha sono ampiamente meritati. Prima invece c'era sempre il dubbio, ma gioca perché non aveva l'alternativa, adesso non so se voi avevate questa impressione, però io avevo sempre il dubbio che stesse in campo perché c'era da difendere, però se fosse stato l'allenatore e avesse avuto un'alternativa l'avrebbe tolto dai compiti di playmaking. Qui invece secondo me Buscaglia ha visto lontano, secondo me ha visto bene. Sì, può darsi, concordo con la tua analisi, sta dimostrando, non dico una certezza, Leo, in un ruolo nuovo, e comunque parliamo di un ragazzo ancora giovane, cioè, soprattutto sempre canale, sfrontato quindi, mentre gioca, sì. Però per me ha una diversa sicurezza mentre lo vedo in campo rispetto agli anni precedenti.
Sì, concordo. Non vi abbiamo aggiornato sulle partite di coppe, ma semplicemente perché partite di coppe non ce ne sono, sia la Champions League che l'Eurocup sono ferme, riprenderanno la Eurocup tra due settimane e la Champions League settimana prossima, quindi turno di riposo. Continua ovviamente l'Eurolega imperterrita dopo il doppio turno della settimana scorsa. Milano giocherà venerdì sera ad Atene contro Olympiakos e poi si torna indietro di corsa, nel senso velocemente, perché domenica sera 6:30 c'è la Grissinbon. Così iniziamo a parlare anche un po' di Milano. Il Milano che settimana scorsa, tanto per dare anche un dato e per ricordare, insomma, un intento molto nobile, secondo me, quello di devolvere le tre partite, l'incasso delle tre partite che la settimana scorsa ha fatto appunto l'Olimpia Milano al Forum d'Assago, 30.000 persone, quasi 10.000 anche sabato contro Sassari, che insomma, è un bel numero per una partita che evidentemente interessava, insomma, un club di Milano che, come un po' tutti i pubblici, ma Milano soprattutto, quando la squadra vince, diverte, chiaro che i botteghini si riempiono, però insomma, bello che 30.000 persone abbiano contribuito a appunto questa donazione per la protezione civile, e, insomma, anche avete visto negli ultimi giorni quello che è successo oltre la settimana scorsa, quindi insomma, veramente una buona opera. Tornerà a giocare dopo la partita di Atene contro la Grissinbon, una Milano di cui insomma un po' tutti, guardando le partite Eurolega e affascinandoci dai talenti che possono mettere in campo, una partita che non è la partita della Grissinbon, una partita, come accennavamo prima con Andrea, in cui la Grissinbon va a mente tra virgolette leggera, quasi non ci stanno i giocatori, non ci stanno veramente le rotazioni infinite, chi manca è però solamente tra virgolette Gudaitis, che non è certamente l'ultimo giocatore di basket del continente, è tornato tra un paio di settimane il centro lituano, è invece tornato a Medo della Valle sabato con un contributo anche questa volta importante, della Valle che insomma sta ritagliando un bel minutaggio, ma ne parleremo magari dopo. La rosa la vedete, ci sono 9 stranieri, 8 con Gudaitis infortunato, ne restano sempre 2 fuori rotazione perché è arrivato ovviamente anche lui Scola, l'ultimo sabato sono rimasti fuori White è quasi sempre fuori, sì, White e Roll, però sì. Insomma, poi le opzioni ovviamente sono infinite. Sergio Rodriguez, la stella, e ci mancherebbe altro, insomma, un giocatore che veramente sta deliziando il pubblico italiano. Mitsov è ovviamente l'equilibratore. Attenzione a Medo della Valle perché sta facendo veramente una grande stagione. Un quintetto che è puramente relativo perché Rodriguez, Nedovic, Mitsov, Scola e Tarasiuski è un quintetto ideale, ma non c'entra niente. La partita che hanno fatto con Sassari è partito Mac che ha fatto una buona partita, sta anche leggermente tornando ai livelli accettabili, cioè, all'inizio. Da come li giri non cambia, sì, niente. Io credo... La prima frase è la stella Sergio Rodriguez, l'unico giocatore che di quelli che ci sono elencati non metterei nella stella è Tarzeschi, gli altri potevano essere tutti la stella. No, assolutamente, compreso il coach, cioè Tromessina, grande ritorno in Italia, insomma, sembra veramente avere in mano, cioè, presi in mano. Se ci alziamo, se i giocatori si alzano a guardare il tabellone domenica e leggono i nomi, quindi cosa dire? Si può dire questo, si può dire che ci si può attaccare intanto la trasferta di Atene del venerdì sera, che comunque male in ottica reggiana non fa, perché comunque ammetti che tornino anche di notte, comunque tornano un sabato, la partita ad Atene sarà sicuramente impegnativa perché contro l'Olympiakos, poi loro se non sbaglio giocano contro la Stella Rossa qualche giorno dopo, non so se il martedì o il giovedì. Sì, credo che ci sia. Comunque, già la doppietta. Hanno un bel trittico, hanno insomma due partite che considerano importanti, perché mi sembra chiaro che quest'anno, a differenza degli altri anni, loro hanno battezzato. Beh, l'ha anche detto con Messina, chiaramente, non chiaramente, però ha detto il primo livello, il primo traguardo, il primo obiettivo a livello temporale è passare, i playoff. Certo. Esatto. Ignorando le Final Four di Eurolega, di Final Four di Coppa Italia, ma Final Eight, scusate, le Final di Coppa Italia, però insomma, direi che Milano le Final Eight dovrebbe arrivarci. Dopo la partita, magari anche quello sia giusto. Dopo la partita al Pireo mi aspetto 2 esclusioni illustri dal roster, correggio. Dentro White, dentro Roll. Secondo me Nedovic lo fa giocare perché sta prendendo ritmo, sì, e tutto quanto, però io mi aspetto, a parte Tarceschi che deve chiamarlo perché Udaitis è fuori, mi aspetto che comunque lasci fuori 2 cani grossi, quindi o Mac o anche Mitsov stesso, guarda, ecco, per me da riposo a Mitsov.
Sì, non c'era Coach Messina colpito da un attacco influenzale, però insomma la squadra ha fatto veramente una grande partita, comprese insomma un po' di botte risposta social, ma corrette, con dopo il gesto di Nedovic che riprese i muscoli mostrati dal post, ma riprese anche da Sarri. Cioè, io credo che a parità di motivazioni ci sia poco da giocare. Un altro appiglio a cui diciamo i ragazzi di Buscaglia si possono attaccare è il discorso comunque di un calo di concentrazione, comunque oppure di un impatto sulla gara sottovalutante, ecco. dipende più da loro che da noi. Noi, chiaro che, come diceva prima Coach Ligabue, dobbiamo fare una partita quasi perfetta, abbiamo come diceva lui delle bocche da fuoco che eventualmente, se in striscia, possono anche creare qualche problema, e quindi proviamoci. Loro hanno già perso tre partite, mi sembra, in campionato, e quindi comunque può capitare. Sì, sembrava un'Olimpia forse un po' diversa da quella di adesso, nel senso che... Però ad esempio ha perso due settimane fa, ha perso a Fortitudo, quando sembrava in carreggiata. Non è fantabasket. Un'Eurolega di quel tipo, nonostante il roster, a livello di energie fisiche, mentali e nervose, ne consuma parecchie. È vero che hanno un roster talmente profondo che tutti dicono, beh, ce ne hanno talmente abbastanza, ma le energie le consumano lo stesso andando in campo. Quindi se li trovi, magari, che soprattutto nel primo quarto la squadra di Milano ha un impatto morbido, perché comunque deve entrare, non ha la cattiveria agonistica giusta, perché deve reintegrare ancora un pochino la mente prima di entrare nella partita, le partite si possono indirizzare nel primo quarto. Io credo che Reggio deve impattare la partita molto forte. Se impatta male la partita e va già sotto di 8-10 nel primo quarto, credo non la possa più recuperare. Un altro elemento è che sì, hanno il roster profondo, però hanno 3 o 4 giocatori in fase down. Penso a Moraschini, penso allo stesso Cinciarini, Aaron White, se giocherà in campionato, comunque non sta convincendo. Sì. Quindi alla fine, purtroppo, molte partite a Milano, anche in Italia, gliel'ha risolte Rodriguez. Perché alla fine Nedovic, Mitov e quella gente lì, insomma, però sì, la profondità ce la possiamo anche giocare un po'. Sì, concordano anche i nostri ascoltatori. Abbiamo una parità di motivazioni, non c'è partita con nessuno, dobbiamo aggredirli subito sperando che loro siano stanchi e deconcentrati. Mi date un vostro parere su Amedeo Della Valle, sulla stagione di Amedeo per ora? Parto io? Bene, sono molto contento, anche perché io mi batto da un po' sul fatto che non è da Eurolega, in difesa non ci sta, Batti nel senso, lo difendi o... No, io lo difendo perché io credo che ci possa stare. Ah, ok, ci possa stare. Cioè, sui social, su Facebook, qualcuno scrive, della appena sbaglia una partita, l'abbiamo detto, Della Valle non ci sta. Bisogna trovare un allenatore che crede in te. Pianigiani lo scorso anno ha spersonalizzato almeno 4-5 giocatori, si fidava di 6 o 7. Messina si vede chiaramente che ti mette in campo perché in quel momento ha fiducia in te, altrimenti non si spiega un Della Valle che a sedere per 30 minuti entra in campo e nell'ultimo quarto risolve la partita con 10 punti e due giocate difensive, fondamentali. È un giocatore che in alcune partite farà fatica, però come si è visto chiaramente anche nella partita con Sassari, ormai il pubblico lo ha adottato. Quindi carica il pubblico, appena entra in campo, prima la gente magari mormorava perché faceva un canestro il suo uomo, adesso si arringa la folla. Io sono convinto che la chiacchierata estiva fra lui e Messina abbia chiarito alcune piccole cose, soprattutto nella testa di Amedeo. E si sta facendo trovare pronto, non sarà sempre così, perché in un roster così profondo arriveranno anche tempi grigi in cui magari giocherà poco, però secondo me ha conquistato la fiducia sia della squadra che del pubblico, e io sono convinto che farà una ottima annata. E poi il valore aggiunto di Della Valle è la unicità. Cioè, io in ambito Eurolega non vedo giocatori... Bello atipico. È un atipico per antonomasia, cioè non vedo giocatori col suo fisico nelle altre squadre. Forse meglio. Sì, no, appunto. E quindi ti dico, questa sua atipicità, è chiaro che lui comunque è un giocatore che ha bisogno un po' di trovare una continuità, che non, per il suo ruolo comunque non è semplice, ecco, perché comunque io l'anno scorso parlavi di Pianigiani, sbagliava un tiro da 3 punti, Pianigiani lo panchinava e ciao.
Quindi se Messina, che comunque all'inizio per esempio non lo vedeva, adesso invece lo sta gradualmente inserendo, potrebbe essere un bel binomio quello tra Messina e della Valle. Anche a proposito di binomi, propongono un accoppiamento infante-scuola. Forse a livello anagrafico Infa stavolta sicuramente fa il giovane. Scuola ne ha 40. Però scuola c'è tanta roba, scusate il termine poco scuola, tecnico, però secondo me uno dei big che potrebbe riposare proprio lui. La spiega ancora bene, la spiega ancora bene. Tanto dici fa il gancetto destro, fa il gancetto destro, fa il gancetto destro, glielo marco, canestro. E poi corre il campo. Cioè, ogni partita riesce sempre a fare almeno due canestri in campo aperto, in mezza transizione. Perché lì è chiaro, a volte non arriva il fisico, l'esperienza, le letture nel basket. Però Fanno veramente molto, però sono infante su scuola, dubito che lo vedremo, sia perché anch'io credo che scuola, purtroppo per chi verrà a Milano, chi vedrà la partita attraverso lo Sport Player, lo vedrà, però vediamo insomma quali sono, come uscirà Milano dal trasferta contro Olimpico, squadra Olimpico che anch'essa ha bisogno di vincere. Ci avete chiesto, così un po' per chiudere anche il discorso messaggio, dove si giocherà Fortitudo contro Crisimbon. Il Paradosso è troppo piccolo, insomma, si giocherà il Paradosso, questo ve lo confermiamo. Fortitudo non ha aderito, nel senso non ha contribuito, più che aderito gli serviva un contributo economico al palazzetto. Guardiamo l'ultima partita di questo calendario molto lontano, parlo della Virtus Arena, in cui la Virtus tornerà a giocare già domenica prossima. Questo è il calendario di Milano, abbiamo detto, si va a Treviso l'8 di dicembre e a Treviso non è facile vincere, un po' per il pubblico, un po' perché Treviso di Max si sta dimostrando molto valida. Trieste e Venezia in casa, e guardiamo come sarà Trieste tra 3 settimane, può darsi che cambierà alcuni giocatori. A Brindisi con i capelletti non di tofu sullo stomaco non è una partita facile. Roma e Fortitudo poi si tirerà una riga e si vedrà se Agri-Simon tornerà alle Final Eight oppure no. Insomma, il calendario presenta 2 trasferte più 2 gare in casa, chiaro che io vi dico, ma credo che sia l'opinione di tutti, vinciamone una delle due. Io direi, se finiamo queste 7 partite con un 4-3, io sono contento. Sì, e siamo anche alle Final Eight, quindi sì, abbondantemente, esatto. Forse neanche da ottavo. Esatto, anche perché per Reggio non è un obiettivo secondario, nel senso che andare alle Final Eight darebbe quella linfa un pochino alla piazza che negli ultimi paio d'anni ha preso delle scopole abbastanza evidenti. Che vuol dire andare a vincere o a Treviso o a Fortitudo, almeno, esatto, almeno una delle due. Esatto, ecco, esatto. Non sarebbe male. Dimostrerebbe che la squadra c'è, che è pronta per lottare per quei posti dal quarto all'ottavo, che sono un po' appannaggio, tra virgolette, di chi vince 2 partite di fila. E poi darebbe entusiasmo, cioè partecipare alle Final Eight sarebbe un bel primo traguardo che Reggio secondo me si deve porre per dimostrare che è stata intrapresa un'annata di rinascita importante. Non avendo coppe sarebbe veramente esatto. Un gran bel risultato. Prima di chiudere ti chiedono, Andrea, su Novellara niente da dire. Novellara, quello che vuoi, quello che vuoi, poi quello che vuoi, no, solo cose positive. È una società serissima, lavora tanto sui giovani, ha un impianto giovanile che secondo me è secondo a pochi, sia come organizzazione, lasciamo perdere i tecnici perché c'è uno scarso in studio, però stanno investendo tanto, e già il fatto di avere una squadra in Serie D e una in C2, C-Silver, con tutti praticamente giovani venuti fuori dalla cantiera novellarese, credo sia un grande risultato. Mi permetto di dire solo una cosa anche su Puglianello basket femminile, che alleno par condicio, perché a livello femminile avere tutto il settore giovanile con i numeri scarsi che ci sono è veramente impegnativo, e la società di Puglianello con la presidentessa e Betty Olivari stanno facendo un lavoro straordinario, hanno tutto l'impianto giovanile, quindi credo che la strada da percorrere per riuscire a dare delle soddisfazioni sia quella, e quindi tanto di cappello a Novellare, tanto di cappello al Puglianello Basket Team. Fatto benissimo a ricordarlo, Andrea, insomma non sempre riusciamo a parlare di minus, quasi mai, ce lo criticano tanto, però insomma oggi almeno siamo riusciti. Sai, gli argomenti sono tanti, sì. La Grissimbon è un argomento clou e credo sia anche giusto cavalcare quel tipo di discorso, però ogni tanto una qualche pillolina, visto che il settore, diciamo, minors reggiano pullula sempre di tante realtà, e rispetto a qualche anno fa purtroppo qualcuno ha chiuso,
sarebbe il caso che era uno dei fiori all'occhiello della nostra provincia, bisogna che rivenga su, che ci siano tante società che possono continuare a giocare nelle minors. Eh sì, questo è, il movimento è indubbiamente vivo, ma si sono vissuti anni e decenni migliori, però insomma il futuro ovviamente speriamo che cambi. Direi che è tutto, ringrazio tantissimo i nostri ospiti, Andrea grazie mille. Grazie a voi per la gentilezza. Gabriele, grazie anche a te. Viva i cappelletti in brodo. Ah, perfetto. Il mio messaggio ecumenico della serata prima di andare a letto. Insomma, andate a casa dai vostri bambini, dategli una carezza e ditegli che sì, i cappelletti si mangiano in brodo. Perfetto. Capelletti, basta. Okay. Esatto, perfetto. Tanto per sistemare, insomma, quella battuta iniziale su Owens. È davvero tutto, vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi, per aver interagito tramite i nostri social. L'appuntamento è domenica ovviamente dal Mediolanum Forum, forum d'assago, come piace chiamarlo a noi amanti alla pallacanestro, ora 18.30 Pala 2, la diretta ovviamente su Eurosport Player, su Facebook e su Teletricolore daremo la radiocronaca e ovviamente le interviste post partita per raccogliere un po' quelle che saranno i giudizi, pensieri di una partita sicuramente atipica, perché nel senso ovviamente si va in casa dell'Olimpia Milano di coach Messina. Grazie davvero e un augurio di una buona serata.